E ciao a tutti, io sono Crio, vi do il benvenuto a questo 12° episodio su Spyro 3 Year of the Dragon. Scusatemi se la scorsa puntata era corta, ma a me sembrava di aver registrato di più. Se questa qua non diventa troppo lunga, faccio che mettervela lo stesso giorno. Adesso vedrò. Iniziamo da questo livello di Bentley, il ragazzone che abbiamo liberato nello scorso video. Vai. Sarò felice di aiutarti nella tua missione, Spiro, ma prima devo occuparmi del mio giovane consanguineo. Temo che si sia messo nei guai durante la mia assenza. Oh, cosa avrà fatto mai? Allora, così faccio così? Ok, quindi con quadrato faccio la ventola e con cerchio la mazzata. Ehi, fratello, sarebbe veramente fantastico se distruggessi quel macigno. Un bel colpo secco dovrebbe essere sufficiente. Va bene, lo farò. Però come salto? Ah, con X sempre. Oh, non sapevo se mi avessero cambiato pure quei comandi. Aspetta, questo qua? Ma fatti furbo. Poi spaccate i totem, che sopra c'è della bella roba. Spacchiamo anche qua. Ma fatti furbo. Lì ci andiamo dopo, da un'altra parte, me lo ricordo. Ma fatti furbo te. Ecco. Bene. Qua in teoria ho preso tutto, sì. Vediamo un po' cosa ci dice. Per far deviare la palla di neve sul gong, e scommetto che potremo far crollare il tetto. Bene. Ma non così. Ah sì, ho beccato il gong. Pensavo di non beccarlo, ve lo giuro. Qua c'è un uovo. Dai, ma vedi che c'è proprio il gioco dei cinesi, eh? Brian. Ah, la tosse. Ha tossito una farfalla. Ma poverino. Ecco qua, dobbiamo fare così. Ok, qua pigliamo la gemma. Qua spacchiamo un totem. Poi andiamo qua davanti. Ho beccato. Eh no, ma sono storto. Così. Qua. Così. Povere foche. In questo video nessuna foca è stata maltrattata. Sono tutte foche finte. Ah, ecco, si è spostata. E dai. Adesso ti becco, stronza. Che non sei altro. Qua dobbiamo sempre gongare, ma qua c'è una bella cosa, un nemico da picchiare. Come fai a ricordartene? L'ho visto che c'era. Eccolo lì, le mie balle. Me le hanno appena rotte. Salta. Oh, che cazzo, non salta neanche. Ma fatti furbo. Spark, mado. Non è capace a raccogliere le gemme. Serve a quello, non è capace. Qua ovviamente saranno cadute mezze sotto, o no? Ah no, strano. Vabbè, facciamo il viaggio di qua. Come livello non è nulla di complicato questo, eh. L'unica roba che è un po' lento. Un altro gong! Benissimo! Dai, scommettiamo che lo colpisco, eh. Allà, guarda. Niente di più facile. Bene. Qua ho preso tutto. Lo pigliamo poi. Qua per avere uno skill points buttate giù questa cassa in fondo. Lo buttate proprio giù dal dirupo. Punto abilità. Questa è una cazzata. Un altro uovo. Charlie. Che cool che sei, Charlie. Poi spaccate. Eh sì, ho sbagliato tasto.
spaccate anche tutte le varie palle, ma oramai mi sa che l'avevate già capito. Oh, Spark. Ma mi pigli per il culo. Ah, perché qua dietro. No, ho sbagliato. Era qua dietro. Pensavo che mi pigliasse per il culo. Qua dobbiamo fare la stradina per l'altro. E vedete che sale. Dunque, poi spacchiamo qua. Bravo, la visuale come sempre va dove cazzarola vuole lei. Ah, stavo per dire, non c'è il coso sopra. Poi entriamo qua dentro. E dai, perché non sale? Oh, ma dove la mia tosse? Dai. Mi devo ricordare sempre di silenziare quando tossisco. Poi spesso mi dimentico. Ok, qua abbiamo preso tutto. Ma mi viene sempre quando registro. Non è possibile. Dunque, qua boh. Abbiamo fatto tutto il fattibile. No, volevi di qua, scusa. Pia, pia, Mac. Che belle le gemme colorate. Ok, a che punto siamo? Atlante. Tanto sarà sempre lì 600. Eh sì, 520. L'ultimo uovo ce lo dà a fine livello, quindi con le uova siamo a posto. E ci mancano solo le ultime gemme, ma in teoria non dovrei averne dimenticate fino a qua. Dico in teoria perché non si sa in pratica. Bravo, Spark. Allora, qua... spacca. Qua ho preso. Di qua. Momento della verità. Ah, minchia che spavento. Sì, 600 su 600. Grazie, e lui ci dà l'ultimo uovo. Ecco un regalino per la tua collezione di pietre. Mi dia. Non è proprio una pietra. Oh, ho trovato mio fratello. Eric, anche se qua è scritto con la C. Bene, abbiamo fatto anche questo livello. Lo possiamo pure finire in modo bello uscendo di qua. Salvataggio, non rimuove la memory. Vada, 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 Spyro. Mi sta venendo caldo, mi tiro sulle manichette. Buon, da qua possiamo andare via. Adesso andiamo a fare il livello che non eravamo riusciti a completare al 100%. Dunque, povere rane, scusatemi. Ah, però mi avete dato una lotta, mi va bene così. Era casa della cazzo. Giardino del sole. Era giardino del sole. Vediamo. Ah sì, ma mi sembra di sì. Con sti nomi. Un giardino. Sì, è giusto. Dobbiamo andare al livello quello dei cosi mangia bambuli. Dei panda, dei Fiat Panda. Andiamo di qua, eccolo là, lo vedo. Speriamo che in giro non ho dimenticato gemme, così facciamo il livello di Bentley e siamo a posto. Salvataggio in corso. Dai. Ok. Qua in teoria ci basta andare dritti al punto. Dunque, aspetta. Volevo vedere. Ma la strada si è sbloccata. Dovrebbe... dai, ma che cazzo. Ah, ha fatto l'animazione per andare sott'acqua, punto. Ma ho controllato così per vedere se erano comparse altre vite, ma non lo sono. Ah dai, Gaute dal Cristina. Qua dobbiamo fare pezzo di merda. Ma dai, ma
tolti dai baroni. Ma vai a cagare, va. Andiamo di qua. Eccolo qui il livello. Ah, una bella giornata per una passeggiata. Stavo andando in cima alla mia collina preferita. Va bene, andiamo. Facciamo anche questo livello. Ehi, credo di aver visto dei Rinok correre in cima a quella collina con un uovo. Ok, andremo a prenderlo. Qua sbaglio i tasti, volevo correre, ma con lui, giustamente, non si può. Allora, qua prendi anche questo. Volevi, fatti un po' furbo, ti faccio vedere io chi comanda qua. Anche te, cazzo vuoi fare? Prendi, vai. Dunque, ancora queste, poi in teoria qua sotto è a posto. Ora spacchiamo questa palla. Tento quella là. In teoria se la colpisco al momento giusto, la rompo. Scusami. Da quando il barile di TNT... Ma non me lo ricordavo. Figlia. Ma da quando? Ah boh. Ma vaffanculo. Mica mia farfallina lì. Qua spacca qua dentro. Bene. Via. Vai. Oh, l'ha beccato. Ho preso tutto. Via. Preso tutto. Sembrerebbe di sì. Qua dentro sì, ok. Qua c'è una vita. Che la pigliamo immediatamente. E siamo a 35. Lui là. Poi qua riesco a salire. Dai, bastardo. No, non si riesce. Qua sì, però. Fatevi furbi, pezzi di merda. Ma va un po', va. Oh, le gemme le ho prese tutte, bene. E l'uovo? Ma... ok. Brubeck. Livello completato al 100%. Vediamo un po', livello completato. Bene. Allora, facciamo esci dall'area. E anche di qua esci dal livello. Salvataggio, dai, salva. Non rimuovere. Io non rimuovo niente. Ok, salvataggio completato. Facciamo ancora Spark. Così ce lo leviamo dei maroni. Andiamo di qua. Ciao Spiro e Sparks, ho trovato un altro uovo. Se Bene. Sparks ci sta, può provare a salvarlo da ragnopoli. Da ragnopoli? Entriamo. Bene, mi stavo girando una sigaretta, scusate. Allora, speriamo che riesco a farlo al primo colpo. Dunque, era quadrato, sì. Fanculo! Non me lo ricordavo. Ha fatti furbo. È morto? Sì.
Bene. Ah, abbiamo trovato il coso. Qua, se non erro, basta far così. Dai. Spacca il vaso. Se non ricordo male, alla fine di questo livello qua, sbloccheremo l'abilità di Spark di trovare le gemme. Schiacciando su più che tasto, Spark ha l'abilità di trovare le gemme in giro. Aspetta. Come faccio qua così? Qua così? Sì. Ma l'avessi beccato ancora un po'. Faccio una chiave. Farfallina. La farfallina. Sta qua è quella. Sì, è la vita infinita. Vediamo un po'. La spacco tutto io. Bastardo. Però io adesso non ricordo. Dove devo andare? Questo l'ho rotto. Andiamo di qua. Ma fatevi furbi voi. No! Porco! Dai! Poi qua. Eh sì. Ma porca di sta puttana. Allora, qua spacca questo. Prendi, aspetta, girati un po' così. Così. Teoria. Così lo becco, sto stronzo di un ragno. Ok, lui l'ho beccato, ma c'è un altro. Ovvio. Aspetta, devo riuscire a mettermi storto per storto. Così. Qua prendiamo tutto il prendibile. Ovviamente qua sotto le cose lì, i vasi lì non sono ancora rotti. Da di qua no. Scappa. Piglia sta farfalla di qua. Sì. No, porco. E dai. Fatevi furbi. Aspetta, io mi metto qua così. Ecco, la disattiviamo poi il potenziamento del vaso lì da. Come si dice, a barriera. Potenziamento, cazzo dico. Ok, adesso il vaso qua sotto, lo spawn, si può rompere. Se riesco a mettermi dritto. Bene. Oh, rompi cazzo in meno, vai. Allora, qua le gemme le ho prese tutte. Spero. Facciamo giusto un giro per sicurezza, ma teoria, fa un po' vedere, ma si può vedere da qua Atlante. Non ho mai guardato. Mondo di Spark 82 su 200, ma in teoria sì. Andiamo. Dunque di qua. Sì. Porco, come faccio a girare? Così, con le frecce devo girarmi, perché con l'analogico è pressoché impossibile. Dai. Che lì c'è una farfalla. Dio. Sì, ma come fai? Così. Ecco lì c'è il vaso stronzo. Cazzo, però qua non viene. Scappo. Dove vado? Forse di qua. Sì, era giusto. Dai. Sc-
scappa di qua. Ok, me la son cavata per ora. Se io sto stronzo, ah, ma non gli faccio un cazzo. Aspetta che mi metto storto così. Ok, faccio una farfalla che mi cura bene. Qua c'è la chiave, poi coso che toglie lo scudo. Poi andiamo giù di qua. Così era, sì. E beccalo. Ma lì c'è un'altra farfalla, ma mi conviene lasciarla lì. E qua non ne avevo lasciata una che è un potenziamento. Sì. Mi dai razzi. Era di qua. E la madosca. Ho sbagliato il tasto. E dai però. No. Porca di sta puttana. Ah, lì c'è il vaso. Aspetta. Fanculo. L'ho rotto, no? E muori? Quanto resiste? Ok. Teoria. Ok. Ecco, qua ci dovrebbe essere la boss fight, quindi aspetta. Io la vita ce l'ho. Ma se io mangio la farfalla che ho lasciato qua, ho più vita o rimane uguale? No, rimane uguale, vaffanculo. Qua avevo preso tutto. Sì, ma dovrei aver preso tutto in teoria. Eccolo qua, dov'è? Dai. Porco. Dov'è? Ragni di merda. Ma come ha fatto beccarmi? Ok, è morto. Abbiamo preso tutti. Non so come si dica. Bene. Uno su uno. Le gemme, raccogliamole. Speriamo che le ho prese tutte. Se no devo fare un taglio e cercarle. Ma le ho prese tutte. Bene, quindi Atlante. Mondo di Spark 100%. Meno male che ce ne sono solo più due. Bene. Usciamo. L'avventura continua, ma non in questo video, nel prossimo. Dai, salva. Ah. E nulla. Ottimo lavoro, Sparks. Oh, ma porco. Hai anche guadagnato una nuova abilità. Ora, se tieni ecco premuti contemporaneamente i tasti L1, L2, R1 e R2, Sparks indicherà qualsiasi tesoro che si trovi nelle vicinanze. Bene, mi potrà servire facendo così, ma adesso qua non c'ho un cazzo. Quindi con questa ottima notizia direi di concludere qui questo 12° episodio. Un saluto da Crew, uno da Spark e l'altro da Spyro, e al prossimo video. Ciao ciao, perché mi fai vedere il culetto della fatina? Gioco porchetto? Cosa mi combini? Ciao ciao!